torna a Sanremo per il festival Lo Scenografo Gaetano Castelli, che ha già firmato appunto 18 scenografie e torna dopo 8 anni, è così? Esattamente, l'ultimo è stato quello con Gianni Morandi, che la scenografia è una specie di astronave, tutto il soffitto si abbassava, poi si sollevava, chiamavano il coperchio, e dentro c'erano le luci, la scala d'uscita Gianni Morandi. Dopo 8 anni sono tornato pieno di voglia di stupire, perché mi mancava. Ero stato io 17 anni fa alla fine di Morandi, nella conferenza stampa un giornalista mi chiese: ma allora sta già pensando alla prossima? Dissi: ma non credo a farò la prossima. Abbiamo fatto un direttore di fotografia Catapanco, regista bravissimo Stefano Vicario, un lavoro di equipe, abbiamo studiato da me a Roma, nel mio studio, tutte le inquadrature, addirittura abbiamo fatto un 3D dove con l'obiettivo che mi dava Stefano Vicario vedevamo subito le inquadrature, sono stati messi i binari per le telecamere studiando in studio, abbiamo messo. Quindi quando siamo arrivati qua la scenografia arriva a pezzi, perché costruita a Roma poteva passare attraverso le porte qui in teatro, ma era tutto perfetto, non abbiamo tagliato, non potevamo tagliare perché una struttura base di ferro, ma devo dire grazie al 3D, grazie alla preparazione, grazie a mia figlia che firma sempre in scenografia con me. Quest'anno ho detto: no, tu la devi firmare da solo, perché sono 70 anni, è giusto che sia tu. Anche un altro, vorrei citare il mio braccio destro Manuel Bellucci, perché è l'equipe che mi dà supporto, ma soprattutto la parte che io conosco di meno, perché io non ho il tempo di mettermi a fare il 3D, però so capire quando è fatto bene, quindi sto dietro loro e vedo subito l'effetto tridimensionale. Per concludere, una scenografia questa dove se spegniamo le luci non c'è nulla, è nero, è tutto scuro, ma poi improvvisamente, come per magia, ogni elemento è rivestito da LED o LED dinamici, è contornato da canalette di LED RGB a 4 colori e permette al regista di fare immagini e come posso dire, memorizzare per ogni cantante un filmato, una grafica differente, coordinata insieme, però forse è la prima volta che tutta la scenografia cambia totalmente, cioè si parte come impianto, io volevo fare, non dico tipo la notte degli Oscar, il primo impatto è una scenografia importante, degna dei 70 anni, però poi come si spengono le luci, piano piano la scenografia scompare, arrivano lame, proprio delle lame, dei guizzi di immagini, arriva dei fuochi d'artificio quasi, e quindi se dovessi dire è quella dal punto di vista tecnologico, non delle motorizzazioni, ripeto, la più riuscita perché è un po' all'avanguardia.